Cammini di Fede, viaggio al convento di San Francesco in Castello, che ospita la cittadella del Terzo Paradiso e un ostello per pellegrini e turisti. Così fermiamo lo spopolamento. Porta aperta è l'antica cantina Orsini di Venarotta. L'arte del vino cotto diventa didattica grazie ad una serie di laboratori e iniziative guidate. Sopra il luogo la piscina scoperta, a pochi mesi dalla riapertura dell'impianto venarottese. Attività per bimbi, adulti e disabili, l'associazione Waterlife, nuoto, sport che unisce. Ben ritrovati a Bim Bum Bam News, il TG dei ragazzi di Vera TV del Bim Tronto, a cura della classe prima, scuola secondaria e primo grado, plesso di Venarotta, IC del Tronto e Valfuvione. In apertura vi parliamo di un luogo simbolo del nostro territorio, il convento di San Francesco in Castello. Il parroco Norberto Puglia ci guida attraverso la storia del santo che ha ispirato l'accoglienza pellegrina. Un autentico gioiello architettonico e religioso si erge sul comune di Venarotta. Parliamo del convento di San Francesco in Castello, nato come eremo francescano e diventato negli anni uno dei primi centri di accoglienza. Pensate che qui sono giunti migliaia di pellegrini da tutta Europa e ancora oggi continua ad essere un punto di riferimento per turisti e fedeli che arrivano nel nostro territorio per scoprire le bellezze. Ne parliamo ora con il parroco Umberto Puglia. Qual è la storia di San Francesco in Castello? La storia di San Francesco si collega con la storia e la vita di questo straordinario uomo venuto da Assisi. Lui a quei tempi aveva capito, Francesco figlio di Bernardone, che il Signore lo chiamava, aveva bisogno di lui e lui diede tutta la sua disponibilità per realizzare ciò che il buon Dio gli chiedeva. E ciò che gli chiedeva è di rinnovare la Chiesa, ma non la Chiesa materiale, il vivere dei cristiani. E allora incominciò ad andare in giro per tutti i paesi, prima quelli più vicini ad Assisi, e poi pian piano, secondo le richieste che gli venivano, arrivò anche nel 1215, arrivò in Ascoli Piceno, dove la popolazione, quando seppe del suo arrivo, si radunò ed era una folla immensa. E alla fine del suo discorso, applaudito da tutti gli ascolani, si presentarono a lui una schiera di giovanotti, una trentina, i quali gli chiedevano se potevano vivere come lui proponeva, entrare nella sua organizzazione cristiana. E sembra che un piccolo gruppo di quegli ascolani furono mandati qui al castello di Venarotta. Già c'era un piccolo gruppo di giovani che stavano insieme vivendo secondo la regola di Francesco di Bernardone. Questa struttura è rimasta fedele a come era anticamente oppure nel tempo ha avuto delle modifiche architettoniche? Questa struttura è stata modificata un'infinità di volte, perché il tempo consuma anche le strutture e quindi pian piano, quando in questo luogo qui a fianco sorgeva il convento dei frati francescani, erano loro che gestivano l'interno della chiesa e anche la struttura qui a fianco. Questo era l'orto dei frati, va bene? E allora, man mano che le necessità si presentavano, loro modificarono, soprattutto nel 1554, in quell'anno addirittura, poiché la popolazione che veniva qui ad adorare la Santissima Croce era
era immensa, tutte le frazioni venivano in processione. E allora i frati sentirono il bisogno di allargare la chiesa e la prima modifica fu aggiungere una navata a questa struttura già presente. E poi è stato modificato il tetto, che prima non era da nord a sud, diciamo, ma era da ovest a est, era un tetto a capanna, va bene? Perché il convento è stato dedicato a San Francesco? Beh, è stato perché a quel periodo, questo siamo nel 1200, San Francesco incominciò la sua attività di pellegrino che annunciava l'amore di Dio e allora sorsero tanti piccoli conventi nella zona e qui i residenti sul posto per onorare il ricordo del passaggio qui di San Francesco nel 1215 vollero dedicare la chiesa a santo che essi amavano e avevano scelto come modello di vita. Ci sono reliquie importanti all'interno del convento? Attualmente non c'è niente, perché purtroppo il luogo è isolato e nel recente e nel passato è stato proprio ripulito dai delinquenti dell'epoca e anche di oggi, portando via tutto ciò che di prezioso poteva essere commerciato. Ma nel passato, quando diventò Papa un ascolano di Liciano, si chiamava Nicolò IV, lui volle regalare al convento qui di Venarotta, dove era stato, perché Papa Nicolò IV era stato frate francescano qui da giovane in questo convento, regalò la cosa più preziosa che rese famoso la chiesa di San Francesco al castello, una reliquia della Santissima Croce. Ci può dire se ci sono degli elementi architettonici e pittorici di rilievo all'interno della struttura? Beh, se tu guardi all'interno della chiesa, vedi il presbiterio con due stilobati ai piedi delle quali ci sono due animali, due foche. Una a destra, una a sinistra, su le colonne, i tortiglioni, che probabilmente sono gli unici oggetti rimasti integri dalla fondazione della Chiesa, che probabilmente è del XIII secolo, 1200. In questo momento il convento è consacrato? In questo momento il convento non c'è, ecco, perché nel 1652 tutti i conventi che non avevano un numero abbastanza numeroso di presenze vennero chiusi e anche il convento qui di San Francesco al Castello fu chiuso, per cui da allora, dal 1652, qui non c'è più un convento vero e proprio. Come si lega questo luogo di culto agli edifici storico-religiosi di Venarotta? Beh, attualmente non ci sono motivi né ragioni valide che giustificano il progresso, diciamo, edilizio della zona, perché la zona attualmente, il paese, o se volete la frazione del castello, conserva pochissimo di quello che ai tempi passati era un'importanza rara, ecco, un castello. Attualmente non c'è più niente, ecco, che lega la chiesa alla struttura del castello. Il convento si trova lungo la via Francigena e all'interno è presente un ostello per l'accoglienza. Quanti pellegrini ospitate ogni anno? Ecco, sì, l'ex convento negli anni ultimi anni, saranno 10 anni circa, è stato per volere dell'incaricato provinciale, colui che occupa il posto all'interno del comune
e della provincia di Ascoli, è stato voluto come punto di incontro per i pellegrini. Possono alloggiare in questo dormitorio circa una decina di persone. Nel prossimo servizio vi portiamo all'antica cantina Orsini, dove un tempo veniva preparato il vino cotto. Il mosto venarottese è così importante che gli hanno dedicato anche un museo. Vediamo! L'antica arte della produzione del vino unita alla tradizione e al folklore. Oggi vi portiamo all'antica cantina Orsini di Venarotta, accompagnati da Stefano Treggiari, ambasciatore Terzo Paradiso e direttore artistico e culturale del Convento di San Francesco. Come avveniva in passato la produzione del vino cotto? La produzione del vino cotto è una delle parti che ho ricercato in questo paese tantissimi anni fa, perché vengo dalla catalogazione dei beni culturali demo etno antropologici. Sono Treggiari Stefano e mi sono occupato proprio di Venarotta proprio per questo spaccato sul vino cotto. Noi abbiamo preso tanto tempo fa questa cantina proprio per narrarlo, ma nello stesso tempo per farlo vedere. La cantina e il vino cotto perché era importante? Perché era la conservazione e l'alimentazione di tantissimi anni fa. E qui si faceva un prodotto a tanti sconosciuto che era il conservato. Il conservato serviva appunto, come dice appunto la parola, a conservare il vino, che se no diventava aceto. Allora che si faceva? Si faceva il vino cotto e si metteva insieme al mosto. In questo modo si stabilizzava il vino stesso e diventava il conservato, che è un misto fra vino cotto e vino normale. Ci vuoi illustrare quali sono i vari passaggi della produzione? Sì, allora per il vino cotto i passaggi sono quelli che vedete qui e toccate con mano anche. Come vedete stiamo dentro un'antica cantina scavata nell'arenaria e questo è importantissimo perché ci permette di non dare solo l'oralità ma di far vedere proprio i singoli passaggi come mi chiedi te. Di là c'era appunto la fornace dove veniva fuori appunto il caldo per far bollire il vino che si metteva qui dentro. Questo è il luogo deputato proprio alla raccolta del vino, del mosto più che del vino, e passava da quel buco che vedete qua. Dunque di là si pigiava l'uva, si metteva dentro le canale, le famose canale, e nelle canale poi con i piedi pigiavano e veniva fuori questo mosto che passava e entrava direttamente nella gallara, come si dice in dialetto. Sotto il fuoco faceva appunto il caldo giusto per poterla cuocere tutta questa cosa e c'era anche questo, c'era un passaggio fondamentale, cioè togliere la parte umida al vino in modo che questo vino acquisisce la possibilità di stabilizzarsi. Quali erano le strutture e gli strumenti che venivano utilizzati anticamente? Allora, queste sono due delle cose che utilizzavano, che sono la cacciola e la schiumarola, che li vedete proprio al centro del cerchio della condivisione. Insomma, ecco, questi servivano proprio per togliere la feccia dell'uva. Nel momento che l'uva bolle, a questo punto con loro riuscivano a togliere il più possibile la parte che veniva dalla bollitura. A quel punto si toglieva questa parte umida, chiamiamola così, e poi a quel punto si tirava fuori dalla gallara, lo diciamo in dialetto, tutto quello che rimaneva, che era il vino cotto, che si riduceva per delle volte per metà, delle altre volte per tre quarti. Dunque dalla parte culminare che era sopra si riduceva e questo era appunto il vino cotto. Qual è quello che secondo lei è più importante?
La cosa più importante è la capacità dell'uomo ad adattarsi alle vicissitudini della natura, nel senso che sono riusciti a capire che con questa tecnica c'era una conservazione attenta di un prodotto di qualità, che però serviva in quel periodo per l'alimentazione. E questa è la congiunzione ideale che avevano strutturato, insomma, tutte le varie famiglie che erano presenti qui. L'altra congiunzione importante è che qui il proprietario della cantina, che era appunto il punto dove lui pigiava ma anche faceva il vino cotto, dava l'opportunità a tutti gli abitanti di Venarotta di venire qui nell'ultima fase del prodotto che faceva lui per farlo anche loro a titolo gratuito. Dunque, questa è la condivisione del sapere e la condivisione della struttura, dandola a tutti. Ci spostiamo ora nel convento di San Francesco, che ospita una parte dedicata ai vini cotti. Ci dice qualcosa di più sul museo del vino cotto e dei vini medicati a Arnaldo da Villanova? Arnaldo da Villanova, questo è il tratto di congiunzione fra la cantina storica e la nuova struttura che è stata realizzata qui, è che viene appunto nella sala di fermentazione, che è dietro loro, lì c'è una porticina che poi va di là, nella sala di fermentazione c'è la madre del vino cotto. La madre del vino cotto ha 150 anni e questo ci permette di, oltre che preservare la tradizione come abbiamo fatto, come vi ho detto, giù, il museo, tutta la parte storica, qui c'è l'interpretazione. La stanza della fermentazione, che significa che dopo aver fatto appunto la bollitura del mosto, noi portiamo il mosto cotto all'interno delle botti, va in fermentazione man mano che si deposita e che appunto è semi puro, e successivamente noi lo introduciamo nelle botti che vedrete di là, che è appunto nella spezieria. E lì c'è la madre del vino cotto che contamina tutto il mosto che abbiamo preservato per 3 anni nelle altre botti grandi. In cosa consiste il Cammino Terzo Paradiso? Il Cammino Terzo Paradiso è stato strutturato intorno al convento San Francesco. Riguarda il territorio di 3 comuni, Venarotta, Ascoli Piceno e Rocca Fluvione, ma verte tutto su Venarotta. Perché questo? Perché noi dovevamo creare un fulcro del senso dell'ospitale. Che, immaginate che il convento di San Francesco è sulle direttive del pellegrinaggio. E noi abbiamo strutturato il primo cammino Terzo Paradiso proprio qui, che parte dal convento San Francesco, scende a Casa Cagnano e risale per Capo di Piano e poi torna al convento di San Francesco. Quali sono le esperienze che vengono proposte all'interno del complesso? Le esperienze stesse dell'ambasciata Terzo Paradiso saranno tutte sulla democratica, un concetto abbastanza affascinante, no? La democrazia applicata alla pratica, e questi saranno dei laboratori che struttureremo anche con le scuole, proprio per attivare quel terzo cerchio che prima non c'era. Perché è qui che dobbiamo creare un qualcosa di nuovo, è il luogo deputato e fondato da San Francesco, e dobbiamo accettare l'ospite. L'ospite siete tutti voi, che poi diventerete parte del progetto, però vi dovremmo, tutto sommato, e ci dovremmo organizzare in modo amichevole e con un linguaggio completamente nuovo, dove non c'è un grande ego, ma c'è una comunità che si crea. Qual è l'esperienza preferita dai turisti che visitano questi luoghi? Allora, l'esperienza è immersiva, non è più un turista, ma è un ospite. È un ospite nostro che entra in sinergia prima di tutto trovando se stesso e poi lo condivide con tutti noi. Questo è un nuovo modo di far turismo, perché quelle esperienze che faranno qui se le porteranno a casa e saranno comunque
immersi in un sistema veramente bello di condivisione di pratiche. Ci può spiegare in cosa consiste l'Hortus Conclusus? Allora, un nome semplice è il giardino. Il giardino nei conventi era sempre presente perché era anche il luogo del paradiso. E noi che rappresenta quel luogo? Rappresenta un trovare i passi della natura tramite le piante che metteremo in questo luogo. E l'Hortus è il luogo del paradiso dove noi riscopriamo quello che non era visibile all'uomo comune. Insieme a tutti, spero a tutti gli abitanti di Venarotta, ritroveremo le radici e nel momento che ritroviamo le radici le porteremo nelle nostre case e quelle case diventeranno luoghi deputati al paradiso. Può dirci qualcosa in più sul bagno di foreste? Il bagno di foresta è ritrovare se stessi all'interno del primo paradiso. Il primo paradiso qual era? Era la foresta dove l'uomo non c'era. E dice appunto il maestro Michelangelo Pistoletto la congiunzione dei due ideali. Il primo paradiso, che è dove l'uomo non c'era, ma era un paradiso ideale. Il secondo paradiso è quello creato dall'uomo. Ma noi non vogliamo tornare al primo paradiso, noi dobbiamo congiungere questi due paradisi per crearne un terzo, quello nel centro, dove tutte le nuove tecnologie devono essere non inquinanti, non imbattanti con la natura e a questo punto il luogo deputato però che è il Bosco di San Francesco ci può far creare un linguaggio completamente nuovo e sconosciuto che conoscevamo ai primordi proprio, no? E che conoscevamo nell'infanzia perché è il luogo della felicità. Cosa vi ha spinto a creare il reparto di erboristeria? Il reparto di erboristeria è servito sempre per quel discorso della pratica, no? Noi possiamo dire tante parole, ma quando vediamo la gelidonia appena colta, tagliando un piccolo ramoscello, esce un sangue giallo e lì c'è la meraviglia, no? E anche la cura. Questo è tutto sommato il modo che noi apprezziamo e che poi entra nell'ottica della mondialità e trasmetteremo anche con le piante e l'erboristeria, diciamo, i principi medici. Ci può dire qualcosa in più sul progetto Rebirth? Di cosa si tratta? Rebirth è rinascita, no? Noi abbiamo fatto un video, non so se c'eravate voi, proprio sul cantico delle creature di San Francesco e voi che abbracciavate il convento di San Francesco. Questo era il giorno della rinascita, dunque è rinascita Rebirth. Come nasce la collaborazione con Michelangelo Pistoletto? Noi abbiamo fatto anche una ricerca nelle fonti di archivio e abbiamo estrapolato tutti gli usi e i costumi della vostra zona, ma per tanti comuni, per 42 comuni. E abbiamo fatto con Michelangelo Pistoletto Marche Rebirth. Sono 1200 chilometri nelle Marche ad anello, sono i sentieri del terzo paradiso, fatti appunto dalla Regione Marche in collaborazione con Città dell'Arte Terzo Paradiso. Questi luoghi, uno di questi luoghi è appunto il convento di San Francesco di Venarotta e la collaborazione è nata anche dallo studio che abbiamo fatto. Noi non dimentichiamo mai, come diceva prima Don Umberto, di essere in un luogo veramente pregno di storia e di cultura. E avendo studiato attentamente anche i primi francescani, qui possiamo citarne tanti, con loro abbiamo trovato un connubio di bellezza. Organizzate laboratori per la cittadinanza e per le scuole? Ci sono progetti in corso con il comune di Venarotta e la cittadinanza? Sì, allora sono due domande che possiamo mettere comunque insieme come hai fatto te. Noi organizzeremo un incontro con le scuole, con gli anziani,
e con gli artisti, giovani artisti che verranno qui appunto a condividere l'ideale e diciamo la semplicità della trasmissione. Insieme a voi faremo un erbario, ne troverete uno nei pannelli illustrativi che saranno fuori, e con la cittadinanza sarà un dare e un avere, nel senso che loro ci trasmetteranno ulteriormente questa sapienza antica e dimenticata e noi creeremo insieme a loro qualcosa di veramente unico, la sapienza abbinata alla pratica. I laboratori, pensate che saranno questi, sono laboratori fondati sulla logica dell'apertura dei sensi, perché con l'amministrazione comunale creeremo appunto le terme culturali a Venarotta e le terme culturali saranno fatte da tutta la popolazione, dal più piccolo al più anziano. L'acqua è l'elemento naturale per eccellenza e in acqua siamo tutti uguali. Acquaticità, corsi di salvamento e attenzione alla disabilità. Manuela Luzzi, responsabile della cooperativa Water Life, ci parla dei corsi attivi nella piscina comunale di Venarotta. Ci troviamo a Venarotta, presso gli spazi della piscina comunale, per intervistare Manuela Luzzi e scoprire insieme a lei le attività destinate ad adulti e ragazzi. Com'è nata la volontà di prendere in gestione e rendere disponibile alla cittadinanza la piscina di Venarotta? È nata da un'unione virtuosissima con l'amministrazione comunale, che ha fortemente voluto questa piscina per la cittadinanza. Io sono presidente di una cooperativa di istruttori, di insegnanti di nuoto, di bagnini, di insegnanti ISEF e il nostro mandato è proprio questo, a servizio della comunità. Quindi questo rapporto è stato molto ma molto virtuoso e siamo contenti appunto di stare qui a servizio della comunità di Venarotta e con voi. Ci sono in progetto degli interventi per il miglioramento della piscina? Allora, sicuramente gli interventi strutturali ne sono stati fatti tanti. È stato ampliato tutta la zona fruibile anche alle diverse disabilità. Quindi si andrà sempre avanti poiché, ripeto, l'amministrazione tiene fortemente a questa struttura come tutte le strutture sportive. Per quanto ci riguarda, i nostri servizi saranno ampliati sempre poiché noi diamo un servizio, come cooperativa diamo un servizio, quindi daremo sempre un servizio maggiore, anzi se avete qualcosa da suggerirci, noi siamo qui per migliorarci sempre e per andare avanti insieme appunto alla comunità. Quali sono le attività e i corsi che portate avanti all'interno delle vostre strutture? Allora, la nostra cooperativa si chiama Water Life, acqua e vita, no? In qualche modo, quindi tutti quanti i corsi ripercorrono questo nome. E allora, facciamo i corsi di acquaticità neonatale per i bambini molto piccoli, poi facciamo i corsi per la disabilità, in quanto, come tu sai, in acqua siamo tutti uguali. Ok? Quindi l'acqua annulla in qualche modo le diversità, soprattutto con i bambini, quindi questa cosa ci piace molto. Poi facciamo i corsi per adulti, facciamo i corsi naturalmente di nuoto agonistico con la nostra società Albatros, facciamo i corsi di salvamento, insomma tutto ciò che riguarda l'acqua. Avete mai pensato di creare una piscina chiusa come risorsa per le scuole e per la cittadinanza? Questa è una cosa, sarebbe una cosa molto bella da realizzare. Il problema sono i costi. Il costo appunto dell'acqua è il costo del calore. Tu pensa a riscaldare una piscina d'inverno, ok? Una piscina così grande. Voi arrivate in costume e dovete sentire caldo, quindi la temperatura deve essere calda, l'ambiente deve essere caldo. E in più
l'acqua deve essere appunto riscaldata, mantenuta sempre a una temperatura costante, e tutto questo è un costo enorme da sostenere. Ecco perché riesce in qualche modo il comune grande o con l'aiuto di qualcuno riesce a sostenere questi costi, e per far sì che questo avvenga anche qui chiudendo la piscina bisogna unirsi, bisogna che tante dimensioni, tante magari comuni o tante realtà si uniscano, e allora magari possiamo sostenere tutti questi costi, perché ne sono tanti tanti. Ci sono progetti in cantiere per realizzare corsi anche nella piscina di Venarotta? Allora, i corsi che già si svolgono all'interno della piscina d'estate ne sono diversi, ci sono i corsi appunto di nuoto, ci sono i corsi di acqua gym, di fitness in acqua, e un corso particolare a cui noi teniamo proprio si chiama proprio Una piscina per tutti. Abbiamo coinvolto tutte le realtà diciamo più fragili del territorio, che vengono qui con gruppi appunto di persone più bisognose, quindi disabili sia intellettivi che fisici, e riusciamo ad accoglierli nel migliore dei modi facendoli trascorrere una giornata all'interno della piscina. Un altro progetto è quello di una piscina internazionale. Questa è una zona e un territorio in cui ci sono tante realtà di tante persone anche che vengono da diversi paesi. Raccoglierli qui in questa piscina sarebbe molto bello. Tra i vari corsi che proponete nelle vostre strutture, ce n'è uno che lei ha fortemente voluto? Perché? Allora, un corso che mi sta molto a cuore è quello che accoglie i bambini autistici. Perché? Perché l'acqua annulla in qualche modo, come ho detto prima, annulla le differenze ed è un connettore fondamentale per la comunicazione con questi bambini, e tengo particolarmente, dove è possibile, all'inclusione nel gruppo, poiché quello che un bambino appunto con dei problemi non riesce a fare all'interno di una classe seduto magari per 5-6 ore, riesce invece a farlo in acqua, dove abbiamo l'acqua che annulla tutte le diversità. Com'è nata l'idea di portare avanti anche progetti di acquaticità legati alla prima infanzia e alla disabilità? Allora, l'idea c'è sempre stata per questo desiderio di accogliere l'acqua fin dai primi mesi e soprattutto di accogliere l'acqua per tutti. Siamo stati in qualche modo i pionieri, ho compiuto 18 anni domenica scorsa con il corso di acquaticità, cioè i bimbi che io ho preso a 3 mesi adesso hanno 18 anni, si sente dalla voce, dalle mie occhiaie, però sono felice di rincontrarli perché sono bimbi che fondamentalmente non hanno paura dell'acqua, che amano l'acqua, che abbracciano l'acqua, che condividono l'acqua, poi non necessariamente bisogna diventare tutti dei campioni, l'importante è che si ha un buon rapporto con l'acqua, anche grazie ai genitori, perché nell'acquaticità il rapporto si crea con il bimbo piccolo e con il genitore, che naturalmente dà tranquillità al bimbo. E per la disabilità per lo stesso motivo, perché il bimbo, il ragazzo, il signore, la persona disabile, noi abbiamo delle persone che sfortunatamente muovono poche parti del corpo, ma in acqua stanno tranquilli, stanno leggeri, si sentono uguali agli altri, e questo è una grande cosa. Come ci si sente a lavorare in questo ambiente e quali sono le sue responsabilità? Allora, ci si sente benissimo. Le persone ci hanno accolto in maniera squisita, quindi ci si sente a lavorare come se stessi in famiglia. In famiglia non si lavora, si collabora, quindi è una sensazione bellissima. La responsabilità è tanta, tanta, perché bisogna magari... Io sono fortunata perché ho una squadra di lavoro, ho tante persone competenti, tante persone appunto anche vigili, perché qui quando c'è tantissima gente bisogna garantire non solo l'igiene appunto di tutta la piscina, ma anche l'incolumità, l'igiene fisica, quindi io le responsabilità me le sento, infatti tutti i miei collaboratori un po' piccolini mi dicono sempre relax Manu, relax, ancora non ce l'ha fatto, perché me la sento tanta, però poi la sera mi rilasso anch'io, con calma mi rilasso anch'io, però sì, di responsabilità ce n'è.
quando aveva la nostra età, aveva già chiaro in mente quale sarebbe stato il suo lavoro? Chiaro no, ma anch'io vengo da un piccolo paese dove la comunità era molto importante, quindi collaboravo all'interno appunto della parrocchia per tantissime attività e quindi ho ricreato in qualche modo la mia comunità in qualsiasi ambiente, quindi nell'ambiente della piscina, lavoro in una struttura sanitaria psichiatrica, quindi cerco di ricreare lo stesso ambiente che ho vissuto da quando appunto ero piccolina e qui mi è capitato la stessa cosa. Ho ritrovato una comunità, ho ritrovato un bel posto, ho ritrovato tanta gente appunto accogliente, quindi diciamo che tutto sommato mi è andata bene. E questo era il nostro ultimo servizio. Il TG dei bambini Bim Bum Mam News si ferma qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.